Buongiorno a tutti. La scorsa volta ci siamo lasciati con la promessa magari di vedere insieme questo piccolo viaggio fatto a Lisbona prima della nostra immobilità forzata e quindi condividerò con voi qualcuna di quelle emozioni di cui ho parlato la volta scorsa e vedremo anche insieme come eventualmente organizzare il nostro prossimo viaggio. Il viaggio a Lisbona è stato fatto nelle vacanze di Carnevale, quindi appena prima, come vi raccontavo, del blocco totale, 5 giorni da sabato a sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì a mercoledì. Come organizzare un piccolo viaggio di questo tipo? Allora, per prima cosa bisogna comprare il biglietto aereo. Io ho comprato il biglietto aereo a settembre-ottobre, se non sbaglio, e quindi sono riuscita a pagarlo abbastanza poco. Adesso vedremo come. Bisogna prenotare un hotel o un luogo dove pernottare, organizzare gli spostamenti, decidere che cosa vedere, che cosa mangiare, perché il cibo è una parte fondamentale di un viaggio, e che cosa non perdere assolutamente. Ecco la mia compagna di viaggio, lei è Elisa, vive nel Maine, anche loro in questo momento sono in difficoltà. E quindi abbiamo modo di sentirci un po' più spesso di quello che facciamo di solito. Prenotazione del viaggio. Partire per tempo per cercare i voli. Chiaramente se si è già deciso di affrontare questa piccola vacanza, per verificare i prezzi e per confrontare le compagnie aeree. Adesso vi faccio vedere come possiamo fare. Allora, io ho usato questo sito di cui vi parlavo anche la volta scorsa, che si chiama skyscanner.it. Quando aprite la schermata iniziale, potete decidere che tipo di volo state cercando, se un volo andata e ritorno, un volo di sola andata, un volo a destinazione multiple, ovvero la partenza da un aeroporto ed il ritorno su un aeroporto diverso da quello di partenza. Decidiamo di fare un viaggio andata e ritorno, mettiamo le nostre date Milano-Malpensa verso Lisbona, proviamo a mettere come data di partenza il 10 e di ritorno il 14 di aprile e mettiamo due viaggiatori, anche se in realtà ho viaggiato da sola. Queste tre icone mi permettono di includere gli aeroporti vicini a quelli utilizzati e anche di selezionare solo voli diretti. Ora, solitamente quando io ho cercato non l'ho neanche messa questa opzione perché nessuno mi ha proposto un volo con uno o più scali per andare a Lisbona. Il volo su Lisbona è un volo di 2,40. In questo caso la metteremo perché probabilmente non troveremo dei voli diretti in questo periodo. Facciamo cerca voli. Aspettiamo che la pagina si carichi. Ecco qua, come potete vedere non c'è nessun volo diretto. Ci sono voli con uno scalo e voli addirittura con due o più scali. Questo chiaramente è dovuto alla situazione che stiamo vivendo, solitamente non sarebbe così. Comunque, in queste tre quadrati, in questi tre rettangoli, anzi, potete vedere il volo migliore, il volo più economico e il volo più veloce. In questo caso coincidono, ma non è sempre detto che sia così. Vi si aprono poi una serie di possibilità in cui vengono indicate le compagnie aeree che gestiscono l'andata, la compagnia che gestisce il ritorno, che può essere la stessa, ma non è detto, la tratta, la durata del volo, eventualmente uno scalo e il costo totale. Addirittura, quando viene inserito più uno, significa che si parte ad un orario di un determinato giorno e si arriva il giorno successivo. Ribadisco che questo è determinato soltanto dalla situazione coronavirus, perché solitamente si trovano voli molto diversi. Una volta che voi avete scelto il vostro volo, andate direttamente alle offerte e questo sito vi rimanda a uno o due siti delle compagnie aeree, se sono due appunto, che gestiranno il vostro volo e potrete direttamente pagare il volo da lì. È un sito che non richiede commissioni, quindi il prezzo che vedete è effettivamente il prezzo totale. Se la vostra ricerca non vi soddisfa, allora potete fare questo. Potete cliccare sull'icona Ricevi avvisi di prezzo, scegliere
Scegliete in che modo essere raggiunti, se con un account Google, con Facebook o tramite un'email, e potete ricevere le informazioni e le notifiche dei costi del volo nei giorni successivi. Quindi nel caso in cui il volo dovesse avere un prezzo molto buono in uno dei giorni successivi alla vostra ricerca, sarete in grado di saperlo e di prenotare. Una volta che avete prenotato il vostro volo, dovete prenotare l'albergo. Per prenotare un albergo o comunque una struttura ricettiva, dovete considerare una serie di cose. Come vi dicevo la volta scorsa, è sempre bene considerare gli orari di arrivo e di partenza, perché se arrivate tardi la notte o dovete partire molto presto la mattina o viceversa, è possibile che la persona che vi affitta l'alloggio non sia disponibile a prendere le chiavi, quindi a fare il check-in o il check-out. Nel caso in cui non sia possibile lasciare le chiavi in una cassetta apposita, sarebbe allora molto difficile poter prendere possedimento o lasciare la vostra struttura. Quindi in questo caso io vi consiglio un albergo che ha una reception di 24 ore al giorno aperta. Diversamente, Lisbona offre una serie di possibilità di strutture ricettive diverse, molto molto valide. Io vi consiglio di vedere questo sito che si chiama Dormire a Lisbona, che troverete nella vostra ricerca immediatamente, quindi dove dormire a Lisbona, www.lisbona.info, perché potete trovare le strutture ricettive divise per quartiere e posso assicurarvi che tutti i quartieri di Lisbona sono assolutamente sicuri in qualsiasi giorno, in qualsiasi ora del giorno e anche della sera. Quindi potete scegliere senza problemi dove andare a stare. L'unica cosa che dovete considerare è che Lisbona non è una città piatta, ma è una città costruita su una serie di colline. Quindi, nonostante, le distanze siano, a volte brevi sulla carta, in realtà poi bisogna camminare parecchio. Quindi scegliete un quartiere che possa essere abbastanza centrale in modo da spostarvi senza grandi problemi. Questa è la pianta, di Lisbona con l'indicazione dei quartieri. Il quartiere di Alfama è il quartiere più antico, è costruito appunto su tutta una collina che degrada verso il mare. È molto bello, è fatto di piccole case, di vicoli, di stradine, di scalinate, di salite e di discese ed è il quartiere famoso perché ospita sempre serate di fado, cioè serate di questa musica struggente portoghese che vi consiglio poi di andare a sentire. Baixa è la parte più commerciale, più nuova da un punto di vista dello shopping con i negozi più belli, è una parte che si affaccia sul fiume e quindi è una parte direi ottima dove poter dormire. Chiado è la parte più nuova, piena di locali, di tendenza, di giovani, di movida appunto. Bairro Alto è un'altra parte molto, molto bella, come dice il nome stesso, Alto, quindi è su una delle colline. Noi eravamo qua e precisamente eravamo in un albergo che si affaccia su una piazza, che è la Plaza do Carmo, dove c'è uno dei monumenti che secondo me vale la pena visitare. Era un albergo molto molto carino. Devo dire che i prezzi di Lisbona sono assolutamente accessibili, pur essendo una capitale europea, rispetto ad altre capitali ha dei prezzi veramente più bassi. Questa è un'altra cartina di Lisbona dove potete di nuovo vedere la disposizione delle zone, quindi questo è il centro, però anche i quartieri più fuori dal centro sono belli, non sono così facilmente raggiungibili, quindi io vi consiglio comunque di prenotare rimanendo in questa parte. Anche il quartiere di Belem, pur essendo molto carino, è parecchio fuori dal centro, quindi non vi consiglio di soggiornare in Belem perché poi lo spostamento avanti e indietro vi porterebbe via del tempo. Per pianificare il soggiorno, informati su che cosa vorresti vedere. Andate su internet, digitate
cosa vedere 5 giorni a Lisbona, o se ne avete di meno, cosa vedere 3 giorni a Lisbona, e vi escono sempre fuori degli ottimi consigli. Non tutto quello che vi viene suggerito, secondo me, è da vedere, però la stragrande maggioranza dei suggerimenti sono da considerare validi. Fate una lista delle vostre priorità, perché se avete poco tempo è bene decidere che cosa assolutamente non volete perdervi. E soprattutto considerate i giorni di apertura e chiusura, perché a Lisbona il lunedì tutti o quasi tutti i monumenti e i musei sono chiusi, così come la domenica sono chiusi tutti i negozi se non quelli principali, le catene commerciali. Perciò questo è importante nel fare un programma perché rischiereste di dover cambiare i progetti in corso d'opera o di perdere un'attrazione che avevate proprio piacere di vedere. Ultimo consiglio, lascia una giornata libera. L'avevo già anche detto la volta scorsa, lasciatevi un giorno per camminare col naso all'insù senza avere programmato un percorso, perché secondo me è il giorno in cui scoprirete le cose più entusiasmanti. Spostamenti. Lisbona offre la possibilità di fare una Lisbona Card che io non consiglio perché non è particolarmente costosa, ma non è così conveniente perché le attrazioni che richiedono un pagamento non sono così tante e soprattutto perché i mezzi di trasporto pubblici sono abbastanza cari rispetto all'utilizzo di Uber che è veramente economico. E quindi io vi consiglio di pagare il biglietto di quello che volete andare a vedere e quando proprio non ce la fate più a camminare, chiamare un Uber. Comunque considerate che la Lisbona Card può essere vantaggiosa nel caso in cui il vostro programma di viaggio preveda tantissimi musei e monumenti, allora in quel caso forse varrebbe la pena di pensarci su. Che cosa devi assolutamente vedere a Lisbona? Tutti i quartieri. Belém, in modo particolare, che ho segnato a parte perché appunto è un pochino fuori. Tornando da Belém verso il centro c'è questo LX Market, che vedremo poi nelle fotografie dopo. È una riqualificazione urbana dove giovani artisti propongono i loro prodotti, sia di artigianato che di abbigliamento che di bigiotteria, nonché delle specialità alimentari. È un posto molto molto carino. La chiesa do Carmo che vi dicevo prima. Non vi ho detto che Lisbona è stata quasi completamente distrutta da un terremoto prima e dal grande incendio che da questo è divampato. E la chiesa do Carmo è uno dei pochi monumenti che non è rimasto così gravemente danneggiato, anche se in realtà sono rimaste soltanto le strutture verticali, mentre la copertura non è più presente. Però è proprio questo che lo rende così affascinante. La Feira de Ladra è un mercato di quelli consigliati nelle guide turistiche, ma anche io mi sento di consigliarvi di andare. Si chiama Feira de Ladra perché era un posto famoso per i borseggiatori. Oggi non mi è sembrato così pericoloso, ma tenete comunque sempre la vostra borsa a portata di mano. E l'ultimo consiglio che vi do è di non fare tutto quello che leggete, perché tutte le guide consigliano di prendere l'ascensore panoramico che costa ben 8 euro e che ha delle file chilometriche per poterci salire, quando c'è invece una delle torri dei bastioni che affacciano sul fiume, che offre uno spettacolo ancora più bello di vista e costa soltanto 3 euro. Cosa fare la sera? Uno spettacolo di fado, come vi dicevo prima, vedere il tramonto da uno dei colli di Lisbona, fare una passeggiata gastronomica assaggiando qua e là quello che lo street food vi propone e poi prendere il treno, il tram 28. Questo lo potete fare anche di giorno, sarà più affollato. Il tram 28 è un tram che da capolinea a capolinea attraversa tutta la città e ve la fa vedere nel modo più reale e possibile. Fate attenzione a una cosa, a Lisbona si svegliano tutti molto tardi e vanno anche a dormire tardi, quindi un consiglio che vi do è quello di svegliarvi presto e di andare a vedere tutti i monumenti appena svegli, alle 8 di mattina, alle 8 e mezza partire, perché poi non aprono prima delle 9 e mezza, quindi insomma, però a quell'ora non c'è quasi nessuno, evitate le code, potete vedere tutto con grande tranquillità e dedicare il resto della giornata ad altro invece che a stare in fila.
Cosa non dovete perdervi? Pastéis sono è il dolce tipico di Lisbona, è una sfoglia molto sottile, piena di una crema pasticcera speziata, molto buona. Il baccalà è il piatto tipico di Lisbona, e questo è curioso perché in realtà è un pesce di importazione e non è un pescato locale. E con questo mi ricollego alla colonna del bere con il porto, perché una cosa che non sapevo, che ho scoperto, è che il porto è un vino localissimo, ma ha sempre dei nomi inglesi, e questo è dovuto al fatto che era la merce scambiata con i marinai inglesi che portavano il baccalà dall'Inghilterra o dai mari del nord, e quindi scambiavano il baccalà con il porto. Per questo, per renderlo più appetibile, più facile da acquistare, i portoghesi avevano dato alle bottiglie, a tutti i tipi di porto, un nome inglese. Anche il vino locale è molto buono, quindi assaggiatelo. Questa ginger è un liquore a base di ciliegie che sinceramente non ho assaggiato perché io proprio non amo la ciliegia, però ve lo offrono a ogni angolo in questi bicchierini piccoli, quindi uno shottino varrebbe la pena provarlo. Le sardine sott'olio sono, oltre che buone e belle, perché hanno delle confezioni molto spesso d'autore, quindi con delle stampe veramente notevoli, che potete sia gustare che comprare e portare a casa. È una delle specialità di portoghesi. Io quando sono arrivata, in modo un po' ignorante, continuavo a vedere sardine da tutte le parti ed ero un po' confusa, visto il movimento politico che stavamo vivendo in Italia nello stesso periodo. Cosa acquistare? Le ceramiche, che sono tipiche di Lisbona e che rivestono tutte le facciate delle case, rendendole veramente uniche. Gli abiti vintage, perché c'è questo gusto un po' retrò nell'abbigliamento, che è da vedere e da comprare. La bigiotteria è una cosa che a me non piace, però è proprio tipica di Lisbona, il sughero, quindi potete trovare qualsiasi cosa fatta in sughero. Questa è una frase con cui voglio chiudere, prima di farvi vedere qualche fotografia, è di Fernando Pessoa, che è uno dei poeti più importanti del Portogallo, e mi sembrava una frase veramente calzante per il periodo che stiamo vivendo. E dopo tutto ci sono tante consolazioni. C'è l'alto cielo azzurro, limpido e sereno, in cui fluttuano sempre nuvole imperfette, e la brezza lieve. E alla fine arrivano sempre i ricordi con le loro nostalgie e la loro speranza e un sorriso di magia alla finestra del mondo, quello che vorremmo, bussando alla porta di quello che siamo. La mia amica Lisa è una bravissima fotografa amatoriale. Grazie a lei, io da quando la conosco, ho tante foto, e mentre prima non era mia abitudine farne. Quindi ve ne farò vedere qualcuna delle tante che abbiamo fatto insieme. Partiamo dall'inizio e non dalla fine. Scusate, queste sono foto sue, perché abbiamo una cartella condivisa. Arrivo a quelle giuste. Ecco qua. Allora, qui siamo noi appena arrivati a Lisbona, la prima cena che abbiamo fatto in un locale che serviva soltanto baccalà, quindi baccalà, baccalà, baccalà in tutti i tipi, veramente molto buono. Usano tanto il sale, quindi la cucina portoghese è molto saporita, perciò bevete tanto e sappiatelo con anticipo. Noi siamo andati il primo giorno a vedere subito la parte di Belém. Come potete vedere, era proprio presto la mattina, e quindi siamo riusciti sia a mangiarci queste famose pastéis de Belém nel posto tradizionale in cui sono state inventate. Vi consiglio però di provarne altre, perché a nostro gusto non erano le migliori. Probabilmente ormai è diventato un luogo di produzione di numeri importanti, per cui sono sicuramente molto molto buone, ma ne abbiamo mangiate, devo dire, di ancora più buone. Questo è l'interno della cattedrale, che è meravigliosa, e questo è il chiostro, che abbiamo dovuto vedere in un secondo momento perché le visite sono separate. Il chiostro vale assolutamente la pena, ma anche la cattedrale. Guardate la pietra bianca che si staglia contro questo blu così speciale che c'è solo a Lisbona del cielo. Ecco, queste siamo noi. Guardate i decori e la lavorazione della pietra. Questa è la cattedrale
la barca, la nave dei navigatori che è presente come simbologia molto spesso. Devo dire, scusate, miei cani, devo dire che portoghesi e spagnoli non sono grandi amici, ma questo legame con il mare e con la colonizzazione loro la sentono molto molto forte. Questa era la mensa dove mangiavano i monaci con tutta la parete piastrellata con le storie appunto dei monaci stessi, le porte delle celle monacali, probabilmente i monaci non erano molto alti perché erano giuste per me. Sempre il chiostro, questo è il monumento ai navigatori che si staglia proprio. Guardate che bello il contrasto del bianco della pietra ancora contro questo blu del cielo che si staglia sul mare. Questo ve lo racconto perché è uno di quei ricordi che probabilmente faranno parte della valigia di emozioni di questa vacanza. Abbiamo incontrato un ragazzo che girava il mondo con questi conigli addomesticati e faceva fare delle foto raccogliendo delle donazioni, cosa che io probabilmente senza Lisa non avrei fatto, ma poi invece sono stata contenta di aver fatto una serie di queste piastrelle. Lisa credo che le abbia fotografate quasi tutte, se ne è innamorata perdutamente. E laddove le case non sono piastrellate, hanno comunque dei colori molto vivaci. Lisbona è una città piena, piena di colore, davvero molto, molto bella. Ecco, questa era una casa in vendita che mi era piaciuta. Decori, decori. Questo era il deposito dei tram, che sono proprio fatti così ancora. E questi invece sono dei murales che si trovano dappertutto nella città e sono molto molto belli. E quando ci è stato detto che gli unici murales brutti, non d'autore, diciamo così, che in questo periodo continuavano ad essere fatti sui muri, pareva fossero fatti da un italiano di Roma che non riuscivano a catturare. Speriamo che non sia così perché dispiacerebbe. Questo è l'ingresso del LX Factory Market di cui vi parlavo prima, con i suoi venditori e con le sue particolarità. Ecco, noi ci eravamo anche fermati a mangiare e a bere qualcosa, un posto davvero molto molto carino, una riqualificazione urbanistica notevole. Ancora murales, una vista della città dall'alto. Questa era una delle cene che ci siamo dedicate. Vi faccio ridere con questa immagine della faccia, è perché ho mangiato per la prima volta i percebes, che non so se avete idea di che cosa siano, poi andate a cercarli. Sono dei molluschi bruttissimi, sembrano, sono tipici e quindi ho dovuto per forza assaggiarli, ma non mi sono piaciuti per niente. Questa è l'immagine che ho messo nel PowerPoint. Lisa mi ha fatto un regalo, lei ama molto le foto, come vi dicevo, e quindi ha ingaggiato un fotografo che ci facesse una mattinata, un paio d'ore di fotografie, in modo da non avere sempre o io, lei o me, o solo dei selfie, ma delle foto da tenere come ricordo. E questo ragazzo molto carino ci ha portato per il quartiere di Alfama, facendoci anche un po' da guida, quindi l'abbiamo visto come da sole probabilmente non saremmo riusciti. Una curiosità sull'orario che vi dicevo prima, questo è uno dei punti panoramici più famosi di Lisbona. Qui erano le 7 di mattina, orario in cui ci siamo incrociati con il fotografo, e c'eravamo solo noi e un senzatetto, poverino, che mi ha anche creato un po' di imbarazzo perché insomma lui era lì che dormiva mentre noi facevamo le fotografie. È il quartiere di Alfama, quindi su e giù per queste strade strette. Una foto davanti alla chiesa. Questo è il famoso tram 28 che abbiamo preso, ma non in questo momento. Sempre io e Lisa che camminiamo. Qua, altre cerimonie. Insomma, spero di avervi dato un'idea di quella che è Lisbona. Questo è un progetto molto molto bello di una fotografa inglese che ha fotografato gli abitanti di Alfama e ha stampato le fotografie su pietra. E quindi per tutte le strade c'erano queste fotografie con il nome della persona che era stata ritratta. L'ho trovato veramente molto bello. Il castello di San Gorghe, che per noi che abbiamo moltissimi monumenti non è così sbalorditivo,
Però è sicuramente bello, è sicuramente di nuovo con una meravigliosa vista sulla città. Questo è il famoso ginger di cui vi parlavo prima, questo liquore, formaggio che devo dire è notevole. Altre ceramiche, azuleias come le chiamano loro, e questa invece è la giornata in cui abbiamo camminato a testa in su a guardarci attorno. Abbiamo trovato questo posto dove mangiare un ottimo formaggio che usava i vinili come sottopiatti. E vi lascio con questa fotografia che io amo molto, questo è uno dei murales che noi abbiamo visto, perché mi sembra bello in questo periodo pensare che presto ci sarà anche per noi la nostra libertà.